Con la Viola sconfitta sul campo di Agrigento, ma con buone notizie sotto il profilo della qualità del gioco, la Viola a lungo è stata nella condizione di mettere sotto, come si dice in gergo sportivo, Agrigento. Con questa considerazione sulla Viola, che quindi apre scenari possibilmente migliori in vista della partita di domenica contro Barcellona, noi andiamo a curiosare su quello che succede ad Est, partendo dai risultati che vedono Treviso battere Mantova per 91-87, Ferrara battere Matera 88-70, poi Ravenna-Roseto 93-82, Treviglio-Brescia 93-87, Imola-Legnano 85-81, Recanati-Bologna 57-63, Iesi-Trieste 75-70, Chieti-Verona 63-73. Per questa nuova classifica dopo 13 turni, come sempre la classifica la guardiamo in ottica della fase finale dei play-off, play-out, ma conviene anche dare uno sguardo alle prime quattro della classifica, che per ora sono in un ordine da definire, però insomma, perché le prime quattro di ogni girone parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia. Dunque, nei primi otto posti Brescia 20, Verona e Treviso con Imola 18, Roseto e Mantova 16, Bologna e Ravenna 14, Brescia, Verona, Treviso e Imola sono le prime quattro quindi oggi in Final Eight. Poi dei disoccupati di fine campionato, Ferrara a 12 con Legnano e Treviglio, Trieste 10, Recanati 8. Giocherebbero i play out Chieti e Iesi a 8, sarebbe retrocessa in Serie B Matera. E sono risultati questi che mettono in evidenza soprattutto e prima di tutto la brillante vittoria di Treviglio su Brescia. Qui c'è da fare un discorso un po' particolare che travalica l'est e l'ovest, perché Brescia ha perso da capolista quota 20, Treviglio quando Brescia è arrivato nel proprio palazzetto aveva solo 10 punti, cioè ben 10 punti di vantaggio. Bene, in campo questa differenza, ve lo garantisco, ho seguito la partita in diretta, non si è assolutamente vista, e la motivazione è molto importante perché ci rimanda un po' anche agli affari di casa nostra Viola. La motivazione è molto semplice: Brescia è una grande squadra, ha un giocatore, Hallis, 37 punti, che oggi giocherebbe molto ma molto bene, si collocherebbe molto ma molto bene in qualunque quintetto di Serie A1, qualcheduno ieri diceva addirittura Milano un giocatore come Hollis non ce l'ha. Ma c'è una differenza, che Brescia è una grande squadra e ha giocato in maniera molto alternata durante la partita, Treviglio è una ottima squadra ma ha giocato per tutti i quattro quarti, se volete, i due tempi, se volete, per tutta la partita con la stessa grinta e con la stessa determinazione che hanno accompagnato la tutto sommato buona qualità dei giocatori. Dunque Brescia è un'ottima squadra sulla carta, non sempre lo dimostra sul campo, e questo è un problema che naturalmente affligge molti roster formatisi nell'estate. Kisling 19 punti, come abbiamo detto Hollis 37. Poi Treviso-Mantova, un'altra partita di cartello, Fantinelli 25, Ndoia 18. Anche qui, guardate il primo set, Mantova, Treviso segna appena 8 punti, mi si dice che il record minimo di punti in un quarto sia 3, ma comunque 8, lo sa bene chi ci segue, perché segue il basket, 8 punti sono pochissimi. E allora si immagina che con tutto il vantaggio che Mantova ha ottenuto, la partita avrebbe dovuto prendere una china ben definita. E invece non è così, perché la partita si rimette in equilibrio già verso la metà del secondo quarto, e quando l'equilibrio è fatto di piccoli scatti in avanti dell'una e dell'altra squadra, ne deriva che si fa molta fatica a dare la zampata finale, si fa tanta fatica che Mantova e Treviso, meglio dire Treviso e Mantova, visto che si giocava in terra veneta, vanno a concludere l'incontro solo
dopo ben 3 tempi supplementari. E quindi un equilibrio imprevedibile diventa la continuità della partita, imprevedibile dopo il primo quarto. Da rilevare però anche qui una nota particolare, sempre sui roster: Treviso ha perso Corbett per problemi di tipo disciplinare, Hebbot non è Corbett, Fabbi è assente, qualche altro giocatore ha una carta d'identità un po', come possiamo dire, appesantita dagli anni. La conseguenza è che quando non si ha il roster al meglio si fa fatica, e questo non accade dunque solo a Reggio Calabria, ma questo giustifica molto quello che sta succedendo a Reggio Calabria. Giocatori di Treviso con rotazioni limitatissime si sono trovati a fine del terzo tempo supplementare praticamente stremati. Ravenna-Roseto, qui ci piace intanto ricordare che l'eroe, virgolette, o comunque il protagonista della serata è Deloach, 27, l'ex giocatore della Viola, Deloach, 27, Allen a quota 22. Deloach si è beccati i soliti fischi dai tifosi di Roseto, questa è una storia che si ripete puntualmente ogni anno, con la Viola successe anche di peggio. E però c'è una differenza, che con la Viola successe di peggio perché Deloach si innervosì troppo. Qui Deloach ha risposto ai fischi e agli insulti dei tifosi di Ravenna di Roseto con i fatti, cioè segnando 27 punti, essendo il migliore in assist, il migliore in stoppate, praticamente il migliore in tutto, ed è stato lui l'autore del tiro da 3 punti che avrebbe chiuso la partita se non fosse accaduto che per Roseto finisse tirato da Marini, finisse a canestro un pallone da metà campo. E la stessa cosa che è successa ieri, si vede che era la giornata dei fatti eccezionali, anche a Treviglio, alla fine del secondo quarto e quindi alla fine del primo tempo, un pallone scagliato con la solita disperazione quando già senti l'eco della sirena è finito perfettamente a canestro. Legnano meno brillante e quindi sconfitto ad Imola. Legnano meno brillante, per lungo tempo ha giocato addirittura a quota meno 20 e Imola ha potuto così interrompere la sua serie negativa. Poi Chieti Verona con i veneti che passano, Cortese 23, Allegretti 21. E abbiamo parlato di Deloach come miglior marcatore a Ravenna, ma è stato molto caratteristico quello che è successo a Ferrara, tra Ferrara e Matera. Ha vinto Ferrara, Matera è in crisi nettissima, ma i due uomini di punta delle due squadre, i due migliori marcatori delle due squadre, si chiamano uno Rush, che dirà qualcosa sicuramente ai tifosi della Viola, stesse sensazioni positive sono evocate ricordando il nome del miglior marcatore di Matera, Hamilton, a quota 22. Bologna ha vinto la sua prima partita fuori casa, Pierini 19 in casa di Recanati, di un Recanati che ha fatto un recupero finale terribile, da meno 19 a più 2, però in quel momento, dopo la foga di questa rincorsa, si è spento e Bologna ha potuto conquistare i suoi primi 2 punti lontano da casa. Infine Iesi Trieste, Green 21, Zarave 20. E veniamo poi al solito, alle note di carattere generale. Intanto, come sempre, mettiamo contro i due gironi per i dati più importanti. La media punti: Roseto nel girone est 82-2, vince Trapani per l'ovest 86-5, percentuale da 2 Legnano 55, vince Agropoli 58, percentuale da 3 Ferrara 39, vince Scafati 42, tiri liberi Brescia 81, vince Biella 85, valutazioni Roseto 87, vince Scafati 89. Allora, stando evidentemente a questi numeri, i numeri sono importanti ma naturalmente vanno letti sempre con molta saggezza, insomma, stando a questi numeri c'è più qualità ad ovest che a est, però
è tutto un discorso poi che va dimostrato. La serie migliore in questo momento, Verona, 5 su 5. Neanche a dirlo che la serie peggiore di Matera lo è dall'inizio del campionato, 5 sconfitte su 5 partite. Tra l'altro Matera è l'unica squadra senza vittoria esterna ad ovest, Trapani e Biella lo sono ad est, però Trapani ha anche un altro importante risultato, è l'unica squadra a non aver mai perso in casa. Per quanto riguarda il prossimo turno, che si giocherà con un anticipo il giorno di Natale, quello tra Bologna e Ferrara, per il resto ci saranno Treviso contro Treviglio, l'incontro da tre, ma i punti rimangono due. Verona contro Imola, Mantova Ravenna, Matera Chieti, Roseto Recanati, Brescia Iesi, Legnano Trieste. Questo per quanto riguarda il programma che si svolgerà, a parte l'anticipo del 25 tra Bologna e Ferrara, tutto puntualmente domenica 27.